sapone. Questo è un sapone fatto in casa, ok? Per quello sanno tutti cosa c'è dentro. Questo tipo di sapone qui, maggior parte va bene per i capelli grigi, bianchi. Ma questo è fatto con la soda caustica, giusto? È stato fatto, scusami. Soda caustica. Sì, sì, c'è sempre la soda. La soda, allora, con l'olio. Allora, serve per tirare via il giallo del capello. Uno che è molto, che ha i capelli gialli, diciamo come Tiziano, così questo qua li fa diventare più chiari. Il giallo del capello per quale motivo avviene? Perché c'è dentro la soda. La soda? Sì. No, una specie di bicarbonato, quindi è sbiancato. No, esposizione al sole, no? Perché diventano gialli i capelli bianchi? Ecco, il capello giallo, se tu ti metti al sole e i capelli bianchi, dopo un po' di tempo vedi che hai i capelli gialli, oppure fumi, va bene anche per i baffi, ce lo passi su e vieni via. Io stamattina ho lavato i capelli e ho lavato con il sapone, cioè il risultato si vede. Perché poi c'è una cosa da dire, il capello bianco è molto, come si dice, fa venire il capello giallo, il bianco è se stesso, capisci? Il capello giallo diventa, cioè bianco diventa giallo. Noi vediamo che questo di Dario è un bel bianco, però se io lo lavo col sapone ti faccio vedere che il capello cambia, diventa più luminoso, più bello. E questa cosa l'abbiamo tirato fuori io e la mia amica Tiziana, che lei lo dicevo di lavarla col sapone di casa, perché lei quando era bianca, che faceva i capelli bianchi, bianco neve, poi lo facevo usare il sapone di casa. Allora, andiamo a lavare, ti faccio vedere come laviamo la carta d'aglio per avere un taglio. Bagniamo come diamo la testa. Lei, ma come si chiama lei? Dario. Che c'hai, Dario? Oh, come non si sente, no. Allora, vieni giù. No, stai che sei comodo? Sì. Ecco, ti umidisci un po' la testa. Così ti prende il sapone, ok? Questo è il sapone che lo chiamano il sapone di Marsiglia. Si usa in questo modo qui dove ci sono i bianchi. Guardate. Ce l'hai la ha preso la tinta sua. Allora, vedete, a Dario abbiamo lavato la testa col sapone, guardate, per fare uscire il capello morbido, bianco. Naturalmente non tira via il grigio, che lo fa diventare bianco, il giallo e il capello, basta. Allora adesso noi andiamo a dare una fregatina, possiamo anche darla. Tanto Dario lavorerà la faccia stamattina. No, no, è vero. Comunque, noi facciamo finta che è vero. Tre giorni fa, no? Tre giorni più avanti. Sì, va bene, non era. Si sciacqua bene, si sciacqua bene. E non si fa nessun shampoo, guardate. Adesso. Deve essere sciacquata bene, perché il sapone non va bene lasciarlo. Guardate, ecco, schiaccia, si prende l'asciugamano. Guardate già il capello com'è, anche se è bagnato, com'è bello lucido. Vieni, Dario. Guarda che a Dario non è che gli piace troppo il capello bianco, perché a Dario piace il capello un po'. Guardate. Io
non uso neanche le spatole. Il cappello bianco di Dario è diventato bello, bello chiaro, se ci guardiamo bene. Una volta ce l'avevo neri. Una volta? Neri, con la... un po' blu. Guardate il cappello di Dario, che è bianco il colore che ci sta. Naturalmente dove ci sono... dove c'è questo tipo che sono un po' scuri, lascia come delle piccole è un mito. Naturalmente se noi vediamo che Dario era un po' giallino ma poco, abbiamo un po' fare il bianco, ecco quello che fa il sapone di Marsiglia. Naturalmente questo qui è stato fatto in casa e basta. Si risparmia molto, no? Sì, la fate questo, sì. Guardate, la mamma tu poi. Sì. Per me a Davide l'abbiamo tagliato in modo che gli rimangono delle cose in testa, perché... Allora, qui dove c'era il vuoto avevo bene coperto. E mai lasciare i capelli lunghi dove c'è il vuoto. E lasciarli troppo lunghi dove c'è il vuoto, dove c'è il vuoto. Perché se no il capello si apre e si vede sotto. Così in questo lato, se andiamo a vedere. Guardate che bello. Naturalmente Dario non mi piace il cappello troppo pettinato, lui. E Dario? Ok, pronto per la notte latina. È a posto. Ah, però non siete tanto, fammi. No, fammi vedere, ecco, ti devi... Dai, allora tu sei sera, scappa! Quello fuori campo, Ah, è piano, dai, non sono forte così. Dai, però non sono emozionata, dai. La mamma. Sì, ma però sono... Mizzicano, assomiglia il cuore Kent. Ma tu di notte ti trovi stesso... Uomo! Qua.